Molti sponsor hanno abbandonato Sara Fifela non ritenendola idonea a rappresentare i loro principi. Già da alcuni giorni si parla delle polemiche legate a Sara Fifela, una delle ex troniste di Uomini e Donne con più seguaci sui social. Molti però adesso non riescono a perdonarle il fatto di aver partecipato al programma condotto da Maria De Filippi mentre era ancora fidanzata con Nicola Panico, ingannando sia i corteggiatori che la redazione stessa. Una bravata che è stata ben presto smascherata grazie ad alcune registrazioni audio pervenute agli autori del programma. La vicenda è stata prontamente resa pubblica e il profilo di Sara Fifela ha subito una perdita non indifferente di follower. Quella che doveva essere una manovra commerciale per riuscire a racimolare quanti più seguaci possibili sta avendo un effetto boomerang. Gli sponsor abbandonano Sara Fifela. A peggiorare la situazione dell'ex tronista c'è il fatto che alcuni dei suoi sponsor, dopo la notizia, hanno deciso di abbandonarla definitivamente. Tra questi marchi vi è Pavidas che ha dichiarato pubblicamente di essersi dissociata dalla questione, considerando Sara Fifela non conforme ai loro principi morali. Garnier ha dichiarato di volere approfondire la situazione e decidere il da farsi. La trasparenza è uno dei valori principali della nostra azienda, fa sapere Garnier e Fructis, e stiamo seguendo la situazione attentamente per vedere con più chiarezza quanto accaduto. Anche Doni Preziosi ha deciso di guardare altrove, scusandosi con la propria clientela per la scelta errata delle proprie figure e dichiarando di volersi affidare a persone più sincere ed oneste. Anche l'agenzia Steve More Consulting decide di abbandonare Sara. Oltre ai vari sponsor, ad aver deciso di abbandonare definitivamente Sara sarebbe stata anche l'agenzia che fino ad ora l'ha rappresentata, la Steve More Consulting. La dichiarazione è pervenuta attraverso una storia di Instagram pubblicata dalla pagina ufficiale dell'agenzia, dopo quanto emerso nelle ultime ore, vi informiamo che Sara non farà più parte della nostra agenzia. Così facendo, quanto Sara era stata in grado di creare con l'inganno le è stato portato via. Osservando il suo profilo social, prima che venisse chiuso, c'è stato calo non indifferente di seguaci. Durante la mattinata e nel primo pomeriggio, l'account ufficiale di Sara infatti perdeva circa 20 seguaci al secondo. Le scuse della ex tronista dunque non sono servite a nulla.